ben ritrovati a dopo il 90esimo, mister. Riprendiamo il nostro usuale, come dire, appuntamento di lunedì con i nostri amici sportivi che ci seguono. Parliamo di questo campionato che riparte, perché domenica, anzi già venerdì, perché il Catanzaro venerdì giocherà in anticipo questa prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie B, un girone di ritorno anomalo rispetto agli altri anni, perché non si ricomincia con la prima che si era giocata. Insomma, c'è stato un sorteggio particolare, quindi parliamo di non solo di campionato, ma parliamo anche di calciomercato, perché il campionato ricomincia e in dote dovrebbe portare qualche calciatore in arrivo, sia per quanto riguarda il Cosenza che per quanto riguarda il Catanzaro. Saranno 24 giorni di passione quelli che ci aspettano, perché fino al 31 di gennaio c'è la possibilità di far arrivare in entrata, in uscita, insomma, calciatori, trattative, tutto quello che c'è attorno al fantastico mondo del calciomercato. Però io ti voglio partire da questa notizia che ho dato anche prima nel servizio al telegiornale. Secondo quello che dice anche Calcio e Finanza è che il calciomercato sessione invernale sicuramente si spenderà di meno rispetto a quello del calciomercato estivo. Intanto buone feste fatte a tutti i nostri ascoltatori, teleascoltatori. La Befana speriamo che sia prodiga, anche se in ritardo, per quelle squadre che hanno, anche perché noi di calcio stiamo parlando, no? Per quelle squadre che si cimenteranno in questo mercato, che cercherà di riparare, non dico i danni fatti, ma quello che è successo dalle partite che in effetti sono state svolte. Sicuramente in questo momento la Befana dovrà portare più cose buone per quanto riguarda il Cosenza, anche perché guardando la classifica il Cosenza rispetto a Catanzaro ha qualche punto in meno. Non parlo di prestazioni, anche perché le prestazioni spesso e volentieri sono state sovvertite nella prima parte per quanto riguarda i risultati del Cosenza, e magari poi forse sono state e hanno tenuto, è stato sempre un escalation a ritroso venire meno, no? Ci aveva illusi e probabilmente avevamo dato molto più valore a quello che era la rosa fatta in tutte le sue componenti, ritengo, no? A cominciare dalla società, che poi secondo me quando a Rupaese mi si dice un pesce puzza da capo, non so cosa mi pare, mi sembra che si dica, no? E allora tutto quello che è stato fatto è in funzione di quello che sono i programmi. I programmi che nel Cosenza sono sempre mancati, probabilmente hanno dato un risultato che si evince da una classifica se le andiamo a guardare. Per quanto riguarda il Catanzaro no, è partito in bomba magna, anche se un campionato programmato in più tempo, anche con delle spese particolari anche per arrivare per il primo anno di Serie B, che è partito volando e che probabilmente in questo momento una scarsa valutazione a priori da parte delle altre squadre sta mettendo in evidenza determinati limiti, no? Che si rifanno alla partecipazione di questo campionato dopo tanto tempo a questo campionato di Serie B. E questi limiti mettono in difficoltà anche il bel gioco propagandato e magari anche visto del Catanzaro della prima maniera, a cui si cercherà di porre riparo con gli interventi che ritengo Noto potrà fare, se vorrà farli, se no andrà a continuare così, cioè cercando di stabilire un campionato di programmazione per quello che sarà il futuro. Buon pomeriggio a Renzo Andropoli, giornalista del Quotidiano del Sud, ben ritrovato Renzo. Io parto subito a gamba tesa, perché nel frattempo che il mister discuteva, insomma interloquiva di questa questione che riguarda sia Cosenza che Catanzaro, già chiedono i nostri telespettatori: è vero che Camporese non arriva al Cosenza? Noi abbiamo dato per certo che insomma sta trattando questo giocatore, adesso ci saranno delle visite mediche a cui verrà sottoposto, visto che era reduce da un lungo infortunio, quindi bisognerà capire se queste visite mediche saranno positive o meno. Io so che l'accordo è fatto, ovviamente le visite mediche sono, come dire, un momento da superare. Nel momento in cui è tutto a posto dal punto di vista medico, il giocatore è, come dire, contrattualizzato con il Cosenza, bisogna solo aspettare, non so se in questa settimana, credo nei primi giorni di questa settimana saranno messe a punto le visite necessarie per stabilire l'idoneità, e il giocatore è un giocatore del Cosenza. Addirittura
pare di aver capito da qualche parte che potrebbe addirittura scendere in campo a Cremona. Quindi ancora diciamo che siamo ai dettagli, possiamo dire così, dettagli che possono anche essere, come dire, rivoluzionati, dipende tutto da quello che accadrà. No, il dettaglio contrattuale secondo me è fatto. Già completo. C'è da fare la seconda parte di acquisizione del giocatore, che è quel del superamento delle visite mediche, che mai come in questo caso è necessario farle approfondite, visto che il giocatore non ha avuto un inizio di stagione brillante a causa di un infortunio. Per cui, e anche perché Renzo, l'abbiamo detto tante volte, servono giocatori pronti per, che facciano al caso del Cosenza, perché certo, non c'è tempo da perdere. Certo, le visite mediche servono anche a questi, faranno anche i test fisici una volta superate le visite per vedere a che punto è la sua preparazione e la sua idoneità fisica per poterlo mettere in campo prima possibile, visto che è un reparto dove in effetti qualche lacuna durante l'arco di questa prima parte della stagione è emersa, anche se forse non troppo attesa, però poi alla fine è emersa, perché qualcuno ha deluso, qualcuno ha avuto qualche problema, gli infortuni non ci sono, specialmente in quel reparto, basta citare più volte Martino, più volte Cimino, lo stesso Dorazio non è che abbia avuto un periodo brillantissimo, per cui è un reparto dove ovviamente va fortemente puntellato, non è il solo purtroppo, perché anche in mezzo al campo qualcosina va aggiustata, proprio giusto per dare equilibrio a quello che secondo me ritengo sia una rosa, un organico di buona qualità, forse troppo abbondante in alcuni reparti, che abbia forse probabilmente creato anche qualche problema. Parleremo ancora di calciomercato, insomma, delle pedine che dovrebbero fare al caso dei rossoblù. Un ben ritrovato anche a padre Fedele Bisceglia. Padre Fedele, ci eravamo lasciati l'altra volta, abbiamo dovuto chiudere la trasmissione, però non possiamo raccontare, cioè lo possiamo raccontare ai nostri telespettatori, non lo possiamo far vedere perché c'era anche mister Gagliardi che si era commosso, poi a un certo punto tu hai detto accendiamo di nuovo le telecamere. E quindi abbiamo detto riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, no? C'è qualcuno che già mi aveva scritto, padre Fedele, papa subito. Oltre al presidente onorario del Cosenza, ti vorrebbero papa. Meno male che dicono santo subito. Anche perché noi sacerdoti dovremmo tendere alla santità. Sotto questo aspetto lasciamo stare questo argomento, perché è molto difficile ed impegnativo, no? Sì, è vero. Comunque io sono veramente contento di avere alla mia destra questi due grandi campioni dello sport cosentino, che voglio ringraziare perché donano quel ciliegino sulla torta, no? Sono competentissimi e quindi quando parlano li dobbiamo ascoltare. A tutti e due, no? Perché sono attaccatissimi a Cosenza Calcio e poi sono competentissimi, sono competenti in materia. Io sono un tifoso più che un osservatore. Quando voi parlate di calciomercato io non ci capisco un granché. So qualche nome, dico se venisse questo eccetera eccetera, però mi fermo lì. Io sono un tifoso e quindi vorrei che il Cosenza Calcio andasse sempre più in alto. Voglio, io vorrei morire per vedere il Cosenza in Serie A. Questa è la tua speranza. Riusciremo? Non lo so, non lo so. Fiducia. Fiducia fino a un certo punto però. No, mi volevo ricollegare a quello che ha detto padre Fedele, che è molto importante. Sì. No? Nel senso che ha detto di competenze che si rifrescono a noi due, no? Però sono delle competenze noi due, nel senso, non ha citato te, scherzo, ha fatto gli elogi per averci invitati, no? A me, a Renzo, no? Però io penso che Renzo la pensa anche come me, no? Noi che siamo da fuori, che spesso e volentieri parliamo, no? Abbiamo contezza di quello che vediamo, non abbiamo contezza di quello che avviene, cioè, no? Purtroppo. E io forse nel mio intervento precedente non sono stato esaustivo, lo vorrei essere adesso. Mi pongo nella situazione di chi ha fiducia, di pone fiducia in quelle che sono le operazioni, giusti i rilievi che ha fatto Renzo subito in anticipo. È molto importante che ci siano per quelle persone che dicono che sono già pronte per essere di Cosenza, ci sia la buona salute, no? Noi perché il Cosenza ha bisogno di giocatori che devono essere impiegati e devono dare una grossa mano.
oltre la buona salute è la cosa prioritaria. Io mi riferisco, lo voglio dire sempre, perché io devo mettere e cercare in pizzafuoco, ma non per denigrare, per sollecitare, anche perché mi corre l'obbligo, e qui lo voglio dire, che in una conferenza ultima che c'è stata presso il campo sportivo, l'unico a cui ho fatto gli elogi, ho cercato di dire, l'unico che ha cercato di poter porre l'accento su determinati problemi è stato proprio Renzo, ma per certi versi non è che è stato tacitato in maniera, si è ritenuto, non dico soddisfatto, ma sicuramente ha sollecitato dei problemi che lasciavano intendere che il Cosenza non pensava di poter scivolare in un contesto difficile da immaginare, no? E allora voglio dargli ancora di più ragione, perché forse da questa emittente ho detto, forse quello che mi ha dato una certa sensazione che voleva dire delle cose, no, è stato Renzo, e io glielo riconosco in questo contesto, e io mi aggiungo a quello che era oggi, io e Renzo, padre fedele, le emittenti che parlano di calcio, purtroppo dobbiamo dare fiducia, non tanto a quello che è stato, perché si poteva fare meglio, e su questo ci possiamo tornare anche nel corso di questa trasmissione, ma su quello che si andrà a fare. Perciò è vero che il Cosenza aspetta il mercato, è vero, ma io spero che il Cosenza stia aspettando il mercato con le idee ben chiare, cioè su quello che bisogna fare, senza ad ascoltare tante voci a noi stessi, no? Che magari guardiamo e probabilmente non frequentiamo, vorremmo frequentare, ma mi pare che ai tempi di Padre Fedele tu ed io frequentavamo lo spogliatoio del Cosenza, come entravamo lì dentro. Ecco perché Padre Fedele ci ha tacciati di un saper fare, ma questo lo vogliamo ricordare. Forse eravamo gli unici cosentini che andavamo nelle cose del Cosenza. Oggi purtroppo tu stai sopra uno spalto, io stai a Natro, magari ne cacciano pure di gradenate che non sono di nostra competenza e noi ce ne andiamo tranquillamente, però nello stesso tempo però non ci possono dire che siamo lì dentro. Oggi la palla intanto è del presidente, che deve mettere a disposizione un certo budget, perché per prendere dei calciatori importanti oggi bisogna anche esporsi e rischiare. Perché se vengono giocatori gratis, sono impigliati, su tutti scarti, capelli, tutta la giocata che vanno cacciati. No? E ancora di più voglio sollecitare chi di competenza a pensare che c'è Padre Fedele che ci comanda, c'è Renzo, ci sono tante altre persone che siamo attenti. Aspettiamo delle cose importanti che debbono venire soltanto perché già osservati, già conosciuti per quanto riguarda il lavoro fatto prima da parte della città di osservazione e di competenza e di conoscenza. Ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando, io li voglio leggere anche perché poi se no criticano, che dice non date spazio ai nostri messaggi, io ci provo ma sono in tanti che ci scrivono. Renzo, io vengo da te perché c'è Marcello da Cosenza che dice, dopo l'ultima partita persa in casa con il Como, la fiducia a mister Caserta, adesso il direttore sportivo Gemmi deve rinforzare la squadra in tutti i reparti con giocatori che sono già pronti fisicamente e in forma per il Cosenza, sperando in un buon calciomercato da parte della società, voglio pensare positivamente. Saluti a tutti gli ospiti e in studio e forza lupi sempre. Un altro nostro telespettatore che pone un interrogativo. Fino a 3 mesi fa il direttore sportivo e la dirigenza avevano fatto un buon lavoro. Ora hanno sbagliato tutto. La verità è che purtroppo alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava. Vi dico i nomi: Forte, Canotto infortunato, Florenzi infortunato, Dorazio lontanissimo dalle prestazioni dell'anno scorso, Viviani non pervenuto, Sgarbi forse il critico d'arte, scrive qualcuno. Cosa dicevamo di questi giocatori a settembre? È colpa della dirigenza o dei giocatori che hanno deluso? Voglio sapere cosa ne pensate. Assolutamente, io ho detto e ribadisco, l'ho detto 30 secondi fa, che secondo me l'organico è di buona qualità. Purtroppo qualcosa non ha funzionato per come ci si aspettava. Qualcuno ha deluso le aspettative su cui tutti quanti puntavano, ma sicuramente la società a luglio e a giugno ha fatto un buon lavoro, la squadra ha dimostrato anche di avere delle qualità nel mese di agosto e settembre, poi qualcosa si è rotto e quando sono meccanismi, il calcio è fatto di meccanismi, quando si rompe un meccanismo poi diventa difficile rimettere insieme le cose, ritrovare l'equilibrio. Ecco, il Cosenza ha perso l'equilibrio. Se si riuscirà a trovare l'equilibrio, quando parlo di equilibrio in campo ma anche in altre sedi,
Allora, il Cosenza potrà dimostrare che il lavoro fatto a giugno e a luglio è di buona qualità, perché secondo me è di buona qualità, anzi, in alcuni settori è andato oltre e questo ha creato un problema invece di essere un aiuto. Adesso c'è da sistemare alcune cose per dare la possibilità a Caserta di mettere in campo una squadra equilibrata. Per non parlare di un vecchio presidente del Cosenza che diceva: ma se dobbiamo fare gol mettiamo 9 centravanti. Non è così purtroppo, i gol si fanno perché c'è la possibilità di arrivare in zona tiro, in zona gol, giocando al pallone, perché diversamente anche il miglior centravanti, e ne abbiamo dimostrazione in Serie A, per fare gol ci vuole un miracolo del Padre Eterno, come è successo ieri per la Juventus. Oi re, ti volevo dire una cosa, oi padre, che voi lo conoscevo, un altro sa che dicia, dalle parti vicine a Cosenza, della Calabria. Compriamo l'amalgama. Ha detto, ma che mi serve l'amalgama, presidente? Ha detto, e quando ho comprato, come ti ci vuole ancora? Serve l'amalgama. Però, abbiamo fatto un po' la giriamo un po'. Padre Federe, però questo è un presidente che qualcuno ce lo scrive, non ascolta i consigli che gli vengono dati. Lo stesso Gaetano da Casole Bruzzo dice: ascoltate quello che dice Gagliardi, perché dice cose sagge. Guarascio fa finta di non ascoltare, poi si prendono delle fregature. Meditate, gente, meditate. È vero che un presidente che forse dovrebbe ascoltare di più quello che gli viene detto sia da parte dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori. Ma chi non ascolta nessuno, cammina solo, come una trebbia, come uno sette bello, no? Guarda un pochettino il portafoglio e poi va avanti, no? Ma io non lo voglio criticare perché è il presidente del Cosenza. E comunque e sono 6 anni che siamo in Serie B, no? Quindi gli vogliamo tanto bene per questi anni che ci ha lasciato in Serie B. Però qualche cosa manca. Io lo vorrei più sprinti, come ti vorrei dire. Lo vorrei come un centravanti di sfondamento, lo vorrei rischiare un pochettino, no? Insomma, noi siamo mica 18enne, io e questi qua, questo è il ragazzo più giovane, io lo vorrei vedere questa Cosenza in Serie A, ma se cammina in questa maniera, no, Gaglia. Sembra un pochettino difficile. Murmuriamo. Un po' difficile. Stasera. Non mangiamo, andiamo col cane a murmurare. Va bene, va. Portacelo un pochettino di speranza, portano un pochettino di speranza a noi vecchietti, no? Abbiamo speso una vita per andare dietro questa Cosenza Calcio. Noi non siamo dei tifosi così, noi siamo bestie nere, siamo passionali. Lo vorremmo vedere sempre vincere Cosenza, che volete fare? È una malattia, dice la canzone. È una malattia. Che non va più via. Non va più via e non c'è nessuna medicina che ti può dire cangiamo registro. No? Padre Fede, dimmi una cosa, ma due domande. La prima, come l'hai presa quella sconfitta nel derby con il Catanzaro? E secondo, se secondo te c'è un giocatore rappresentativo di questa squadra che ti piace di più fra quelli che ci sono quest'anno? Vabbè, quando perdi col Catanzaro è una ferita tremenda. Aspettiamo il ritorno, 12 la dobbiamo aspettare, dobbiamo vincere, è inutile che ci giriamo attorno, perché è un derby a cui tutti quanti noi ci teniamo, no? Ci vuole il 2 marzo per giocare col Catanzaro il ritorno. Ma a marzo siamo buoni. È ancora lungo marzo. Dicono che a marzo andiamo bene noi, lo sappiamo. Così, sento dire io. Sì. Tu dici che marzo è un mese fortunato per il Lugano. Sì, perché c'è San Giuseppe pure che l'aiuta. Che ci guarda. E il giocatore che ti è piaciuto di più fino adesso? Il Ruaglione, a me mi piace che Ruaglione. Gennaro Tutino. L'avevo capito. Ma non lo so, questo ragazzo incute serenità, gioia. È una cosa misteriosa, io sono un bel da morire, no? E quando segna lui per me è un buon auspicio. Anche gli altri giocatori mi piacciono, perché io amo tutta la squadra del Cosenza Calcio, no? Compreso anche il presidente, anche se qualche volta gli vorremmo tirare le orecchie, no? Ma nel senso buono della parola, perché gli vogliamo bene. Portaci in Serie A e vedi che ti portiamo in trionfo, ti facciamo un Gagliardetto.
come i santi, no? Una statua. Guardi, lo sai che significa? Presidente, se tu ne porti in Serie A, tutte le tue mancanze scompaiono una volta. Tutto scompare. Tutto viene gettato alle spalle. Ma speriamo bene, eh? Intanto saluto, vedo già in collegamento con il direttore sportivo Silvio Zizza. Silvio, vengo subito da te, leggo un messaggio che arriva da Antonio da Senigallia, che dice: Anna, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Guarascio, anche quest'anno non si è smentito. In primis dovrebbe andare via il preparatore atletico, visto che la squadra non regge 90 minuti. Se ciò non fosse gradito a Caserta, va via anche lui, visto che pure mette male la squadra in campo. A Cosenza ci vorrebbe Nicola o Mutti o Venturato. Via subito Caserta e Gemmi. Guarascio non vuole capire che quest'anno va in Serie C se non cambia la politica. Devo dire che il nostro Antonio però va in controtendenza con quello che avevi detto tu due settimane fa, se non sbaglio, che dicevi: secondo me cambiare Caserta in questo momento non è produttivo, ecco, possiamo dire così. Ok, intanto buonasera a tutti. Sì, vabbè, ormai tra l'altro o lo cambiavi subito dopo la gara, così ti, no, ma ormai siamo a ridosso della gara di Cremona, quindi a questo punto non serve, secondo me. Poi io non l'avrei cambiato comunque, perché non voglio comunque tediarvi con, ormai più o meno si sa il mio pensiero qual è, quindi io sono dell'avviso che se nello stesso tempo mi stropicciavo gli occhi quando vedevo il Cosenza nella prima parte del campionato, era molto bello da vedere, ma questo non mi faceva pensare che il Cosenza aveva uno squadrone per puntare al playoff alla Serie A, però erano buoni giocatori che stavano dimostrando di poter valere la categoria, che l'avevano già fatta, anche se venivano da annate... Mi sentite? Assai. Vai, ti sentiamo. Ok, venivano dannate così, e invece purtroppo poi quello che pensavo si è avverato, nel senso che c'è il rovescio della medaglia, che alla fine è una via di mezzo fra l'essere, come dire, che non sono né scarsi né fenomeni, sono una rosa, una squadra di buoni giocatori, con i quali c'è un allenatore che anche lui non è un fenomeno, ma è un buon allenatore, che ci sono stati momenti in cui ha fatto giocare bene la squadra, altri meno, ma a questo punto bisogna capire se, l'ho sempre detto e lo ripeto per ancora un'ultima volta, se la squadra viene vista da tanti che, come dire, una squadra da primeggiare con le migliori in classifica, allora stanno sbagliando a non mandare via Caserta. Se invece è una squadra che deve lottare, come ha fatto in queste stagioni, forse magari un po' meglio poco quest'anno, fino alla fine comunque per cercare una salvezza tranquilla, allora compriamogli questi 2-3 giocatori a Caserta, i nomi poi se voi ne parliamo, da quello che si dice, io ne so quanto voi, e vediamo cosa succede. Poi è normale che se non vengono più i risultati e poi alla fine che fai, mandi via 10 giocatori, però oggi non mi sentirei. E quindi secondo me ha fatto bene la società a tenere Caserta, questo è il mio pensiero. Allora vado da Renzo, perché ci sono due domande per te. Una riguarda, buonasera, volevo sapere se disgraziatamente dovessimo perdere con la Cremonese e il Venezia, cosa succederà? Volevo una risposta da Renzo. E in più mi chiedevano della tribuna B, perché ancora pare che i lavori non siano partiti, quindi giustamente i nostri tifosi che sono appassionati, che vorrebbero tornare a gremire gli spalti della tribuna B, si chiedono come, si era parlato di fine anno, inizio del nuovo anno, ma ancora... La situazione. Allora partiamo con la tribuna B, che è più facile di rispondere. Vabbè. È tutto a posto, nel senso che il Cosenza Calcio, che ha l'onere di dover mettere mano alla tribuna B, possa iniziare a fare i lavori. C'è l'ok del comune, la scia è stata approvata, quindi serve soltanto la volontà del Cosenza Calcio di iniziare i lavori. Probabilmente è una questione di tempo, no, forse in primavera è più facile, magari, non lo so. Però insomma, evitare le piogge. Esatto. Per quanto riguarda invece le due partite, è un'ipotesi al momento che sarebbe più opportuno non considerare, ma sono due partite, sono due tappe di un percorso che sta per iniziare, perché per come dice Caserta, e l'ha detto a me personalmente, inizia un altro campionato.
da gennaio, non per il Cosenza, in generale inizia un altro campionato e ce lo dimostrano gli anni di Serie B passati, è sempre stato così. Squadre che in questo momento primeggiavano in testa alla classifica si sono trovate a lottare per non retrocedere e qualcuno addirittura è retrocessa e non facciamo nomi. Quindi oggi parte un altro campionato. La squadra, io ripeto, non era la squadra che doveva lottare con Parma, Cremonese, Venezia, Palermo, era una squadra che poteva tranquillamente giocare per entrare nell'ottava posizione di questa classifica. Io lo ribadisco, secondo me l'organico del Cosenza, peccato che qualcuno è venuto meno, ma ad inizio stagione tutto faceva pensare, io lo pensavo e ne sono convinto, sulla carta era una squadra che poteva giocare per arrivare ottava, non prima, non seconda, non terza, non quarta, non quinta, ma ottava. E io penso che parte un altro campionato e se la squadra verrà equilibrata nel suo insieme e Caserta riuscirà a trovare il giusto equilibrio di questo organico, parte un altro campionato. Cremonese e Venezia sono due tappe di un percorso che sta per iniziare. Se però se partiamo con l'idea e se perdiamo a Cremona che facciamo? Mandiamo via Caserta? E se poi perdiamo con Venezia che facciamo? Mandiamo via Caserta? Se noi partiamo con questo presupposto rischiamo seriamente di ritrovarci in Serie C. Di complicare il campionato, di complicare il cammino. Però vengo sia da mister Gagliardi, padre Fedele, ma anche Silvio. Guardiamo la classifica del campionato di Serie B. Renzo diceva io avrei visto bene questo Cosenza all'inizio nelle prime otto. Per esempio io vedo... Ottava. Però vedo Cittadella, che è una squadra fatta completamente quasi da giovani, no mister? Che ogni anno è lì che lotta per... Tu ridi sotto il banco, sai già la domanda che ti voglio fare. Ti invito a cena perché dico, vedo squadre come il Cittadella, vedo il Modena, quindi voglio Allora, io non ti faccio più parlare anche perché ti agevolo quello che mi vuoi dire, no? Allora, quando mi parli di Cittadella, parli, sfondi una porta aperta, che è quello che io vado, io mi reputo ignorante in questo momento a dare indicazioni sui giocatori da prendere, perché purtroppo, ma non per ignoranza, però un'ignoranza attuale che dipende dal fatto che sono fermo insieme a te a parlare i palloni, cioè non giro, no? Ecco, là c'è però Cittadella La mia ignoranza, mi rendo ignorante in questo. Però quando, e non è questo che io posso dare, come io posso dare, per poter essere considerato il Cittadella, guardando la casa come una squadra che si trova e non deve fare meraviglia nelle posizioni, perché meraviglia ha una metodologia particolare, che pur partendo con dei giovani, ha una struttura di lavoro che è consolidata negli anni. Il Cittadella, finito un ciclo e dopo aver venduto i giocatori che gli hanno permesso al Cittadella anche di rischiare nell'ultimo momento, no? Di retrocedere, si è sempre ripresa perché ha fatto cassa ed è ripartito. Ma è ripartito magari rischiando, come ho detto, c'è stato pure, quando arriva il momento che rischia, riparte e programma una squadra come quella attuale che è all'occhio di quello che non sa, no? E che non dice. Dici, madonna, ma questi sono tutti giovani come questo. No, invece no, lì c'è un lavoro di fondo societario. La società sceglie gli uomini e non li cambia sistematicamente. Io sempre mignare a capo, e purtroppo è il mio metro. Ma perché io, fino a quando non vedrò una situazione consolidata lì, dove poi si programmano i risultati, anche le vittorie e anche le sconfitte in numero minore di quelle che potrebbero venire se non c'è programmazione. Ti devo stoppare perché il nostro regista è Più o meno hai detto tu, il regista era Befana, la piatta di una palata, la piatta di una capatello, però ho detto che ha detto cose strane, ho detto al regista che ci stoppa col suo modo di fare, Befana la piatta di una palata, ragazzi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra pochissimo. Seconda
seconda parte di Dopo il novantesimo. Renzo, intanto in parecchi ci chiedono di Camporese, perché evidentemente sono voci, che rumors che stanno arrivando in maniera, insomma, abbastanza decisa, però ribadiamo il nostro discorso. I dettagli sono già stati, l'accordo fra le parti è già concluso, mancano solo queste visite mediche, se non sono già state... Che sono rituali comunque, non, certo, non sono assolutamente fatti ad hoc per il caso. Sono rituali, si fanno per tutti i giocatori. Certo, per capire le condizioni del giocatore, certo, se insomma ne vale la pena poi che venga... Che sia, che abbia l'idoneità per giocare, che sia a posto fisicamente per poter scendere in campo, non fra tre mesi, ma nel giro di qualche giorno. No. Io però... Non so se le visite mediche siano state fatte, se è uscito fuori un riscontro, se sono ancora in corso, questo lo sapremo, diciamo, nella mattinata di domani, anche perché questa sera, nelle prossime 24. Questa sera aspettiamo un comunicato societario che ci dia qualche illuminazione. Speriamo. Intanto... bisogna anche dire che tutto quello che si sta facendo... deve essere anche sottolineato in maniera positiva, no? Se si sta operando per portare vantaggi di giocatore al Cosenza, e di questo bisogna dire sicuramente se ne deve essere responsabile chi ha il dovere e diritto di potersi argomentare e lavorare in questo senso, no? Mi pare ovvio. Vado da Padre Fedele, perché un nostro telespettatore dice: caro Padre Fedele, ho ancora una foto di te che sei vicino all'impianto di illuminazione del San Vito a gridare a squarciagola, lo rifare nuovamente Claudio da Cosenza? Io lo rifarei, però se la schiena me lo permette. E soprattutto se la posta in palio è alta, tipo la Serie A. Se fisicamente sono a posto, io salirei di nuovo lì a incitare, perché praticamente il calciatore che vede questi passi di tifosi, no? Ed io uno di questi sono, no? E si carica pure il calciatore, non è che sta così, no, dice: guarda sto pazzo di Monaco dove è andato per ti fare, e allora si caricherà. Si carica ancora di più. Quindi tu dici, vediamo se il momento cruciale, magari sorretto da qualche altro tifoso, salirai. No, tu mi dai lo spunto, però se incominciamo a salire la china, no? E siamo vicino al terzo, quarto posto, dobbiamo essere, allora pazzia posso fare. Allora, torniamo tra poco a parlare di Cosenza. Intanto c'è qualche nostro telespettatore. Fammi salutare Antonio Battaglia da Catanzaro, perché c'è qualche nostro telespettatore, che è Maurizio, che ci segue sempre, e dice: vorrei dire a Gagliardi che nonostante tutto lui vede sempre limiti al Catanzaro. Pregi non ne vedi mai, non è vero. Al contrario, il contrario. Vale sempre bene. No, io ho cercato di dire che il Catanzaro è partito bene. Stante il lavoro fatto di progettazione che dura già da 3 o 4 anni, dove mi risulta personalmente, ma risulta a tutti, Floriano Noto, il presidente, pare che ha pagato una tranche di soldi ogni anno, tic, non è casato. So anche di direttori sportivi che sono arrivati, no? Oppure sono andati via. So di un direttore generale che ha trovato in lui la fiducia, Floriano in lui, nel direttore sportivo, tant'è vero che prima faceva il direttore sportivo, adesso addirittura lo fa quasi presidente, lo ha promosso, come si chiama, direttore generale, no? E ha preso un altro direttore sportivo, cioè sono programmi che nel calcio, so pure che ha preso per incentivare, anche se non è d'accordo su come viene programmato dalla Federazione Italiana del Gioco Calcio il settore giovanile, no? Però ha preso anche un responsabile del settore giovanile nuovo che viene da Torino, cioè sta facendo delle cose. E poi la squadra l'anno scorso ha litigato, mi pare, no, con l'allenatore che aveva vinto il campionato, magari per quisquiglie, per motivi economici, per motivi di in disaccordo sulla rosa, anche questi sono fatti loro, no? Però poi alla fine si sono risposati, e oggi non pensate che Floriano non è attento ai risultati che lo stanno venendo, perché io sono convinto, per come la pensa, che se non dovessero tornare i risultati che lui sperava, no? Di aver programmato, sollecitandosi anche a ulteriori esborsi, perché ne ha fatti anche quest'anno, e lui probabilmente pensa pure all'allenatore, anche perché è ben guidato da direttori generali che se ne fregano, si può dire, se ne fregano del direttore sportivo o del direttore generale se le cose non vanno bene, perché è un imprenditore che sta marciando nel calcio lasciando fare agli altri
ma controllando, perché lui di calcio deve impararne molte, lo sa, però è sulla buona strada, dando molta fiducia a persone che oramai l'ha quasi inserita nella propria famiglia. Ed è questo che contesto al mio presidente, l'amico Ipate Fedele. Non è che ti caccia solamente soldi, deve pensare di fidarsi di qualcuno che poi possa essere Enzo, che possa essere Franco Cagliari, che possa essere Padre Fedele, ma che possa essere anche qualcuno che c'è già nel giro, di fidarsi completamente per non essere fregato, perché nel calcio... Fregature ci sono dentro l'angolo. Fregano tutti, si può dire, scusa, nel calcio... nel calcio c'è la possibilità, come in tutta gran parte delle cose che girano in Italia... che si riesce a inserire parvenu senza alterne parte, cominciano a mangiare se vogliono continuare a mangiare e fanno mangiare, avete capito? E quelli che non ci riescono a stare, tipo anche Renzo, tipo Franco Cagliari, tipo Padre Fede, vuol dire che un buono mangiare, ogni buono regalo, vorrebbero dare il contributo ecclesiastico di opinione, di opinione, capito? Ma fammi chiedere ad Antonio, che salutiamo, auguri di buon anno Antonio anche a te. Ben ritrovato con noi in questa grande famiglia. Siccome il mister ha parlato insomma della società, io voglio sapere invece quali sono le ultime di mercato. So che come ufficiale c'è la cessione di Bombaci al Mantova, però si parla in queste ore di un ritorno di un gioiellino che è tutto catanzarese. Cosa ne sai? Ciao Anna, intanto buon 2024 a tutti, un saluto a voi in studio. È sempre un piacere partecipare a questa trasmissione. E parlando di Catanzaro, parlando di calciomercato, le priorità sono sicuramente un centravanti, un difensore centrale che possa però agire anche da braccetto di sinistra, è un jolly ideale da spendere sia sulla tre quarti che sulle fasce. E sappiamo che Vivarini vuole giocatori di esperienze che siano strutturati fisicamente, in grado di inserirsi ovviamente subito nei meccanismi di squadra. Dicevamo, in attacco serve il tipico numero 9, come era l'anno scorso Cianci, no? Che quando subentrava in campo dava altre opportunità nei frangenti in cui serviva tenere lontano il pallone dagli avversari. Oggi Vivarini queste soluzioni non ce l'ha, ci sono diversi doppioni in rosa, però ci sono meno elementi di possibilità e di esperienza. E quindi nel reparto avanzati i primi nomi sul tappino portano a Luca Moro, su cui però c'è mezza Serie B, e il Sidernese Ettore Cliozzi. È più complicato oggettivamente Pulattieri, che anche il mercato di Serie A, mentre invece è anche concreta la pista che conduce a Maric del Monza, che ha segnato una rete con il Monza nel girone d'andata in Serie A, non è tra le prime scelte di Palladino, potrebbe rientrare in un'eventuale operazione in un asse di mercato con Cazzeris, per il quale l'offerta più grossa è stata fatta proprio dal Monza, 2,5 milioni. In uscita ci sono Donnarumma e Brignola, molto probabilmente Donnarumma potrebbe tornare alla Ternana, che ne detiene il cartellino, potrebbe essere girato in prestito altrove. Brignola invece è di proprietà del Catanzaro, un contratto fino al 2025 anche abbastanza oneroso a dire la verità, e potrebbe essere girato in prestito in Serie C, si parla per lui di Catania e Sampdoria. Anna, tu dicevi di un gioiellino catanzarese, infatti il nome di Raffaele Celia, sì, che potrebbe essere appunto in uscita dalla SPAL, però al momento non risultano contatti con l'entourage, tra l'entourage del ragazzo e la dirigenza giallorossa, anche perché, come dicevo, da quello che filtra, la priorità in difesa non è tanto un terzino puro come Raffaele Celia, ma un difensore centrale che possa agire anche da braccetto di sinistra. Dicevi bene, in uscita sono stati ufficializzati gli additi, i pompaggi anche di Welbeck, che erano rimasti fuori rosa sin dall'inizio del campionato. Bombaggio dato al Mantova, capolista del girone A in Serie C, e invece è quel che ha rescisso il contratto e si è accasato al Catania. Però c'è anche, potrebbe anche rientrare, perché sta piano piano recuperando, lo stesso Iemmello, forse non con la gara dell'Ecco, però sicuramente la prossima potrebbe essere fra i convocati, ecco. Verissimo, il capitano Iemmello è rientrato da Cesena, dove era dal 2 gennaio lì in un centro specializzato di fiducia, ha seguito un ciclo di terapie per curare l'edema osseo al ginocchio sinistro. Ieri è rientrato in gruppo a Giovino, sostenendo anche la partitella con la squadra. Ci sono dei punti interrogativi per la gara con il Lecco, Brignola e Ghion, perché Brignola, oltre al fatto che dicevamo in uscita e alle prese con dei problemi muscolari,
Ghione invece pare sia una leggera botta che però dovrà essere valutata nelle prossime ore, infatti ci sono degli esami strumentali già programmati. C'è invece più ottimismo sulle condizioni di Donnarumma, partiamo dal fatto che le uscite si faranno sicuramente dopo la gara con l'EC, una questione di opportunità. Donnarumma ha questo problema al ginocchio, però sta recuperando, si sta allenando senza particolari fastidi, mentre invece è più in dubbio Perul, che ricordiamo si era fatto male con una frattura composta al mignolo del piede sinistro e adesso sta rientrando parzialmente in gruppo, però è più difficile, insomma, che venga convocato contro il Lecce. Guarda che parlando di braccetti c'è Silvio Zizza che ti vuole dire una cosa, perché dici che in rosa c'è già qualcuno che potrebbe fare al caso del Catanzaro. Silvio? No, c'è. Lo troviamo, sarà... Eccolo, adesso lo vediamo. No, saluto Antonio. Nel senso che loro hanno un giocatore che io sponsorizzo da tanto, che si chiama Kevin Miranda, che Antonio conoscerà, che è il mister di Varini, ha fatto giocare poco e che ha già esordito in Serie A nel Sassuolo, e che secondo me forse faceva più presenza in Serie A a Sassuolo che non a Catanzaro, visto che comunque Varini, per quanto un bravo allenatore, poi ha delle, come tutti gli allenatori, no? Quando si fissano con alcuni giocatori, allora io dico, se Miranda non ti serve, fallo giocare, no? Non lo so. Oppure se ce l'hai, l'ho utilizzato per quel poco che l'ho utilizzato, l'ho fatto giocare in diversi ruoli, tranne che nel suo ruolo naturale, che è il terzo di sinistra, come dice Antonio, braccetto di sinistra, che ha fatto anche bene quando l'ho fatto giocare a Venezia. Però non lo fa giocare, quindi fermo restando che magari poi se cercano un'esperienza, un grande nome, allora un altro discorso. Allora, c'è qualcuno che ci scrive, insomma, che ci sono dei problemi nel vederci proprio sul digitale, ma sono problemi proprio legati, penso a tutta, sì, al maltempo e anche ai tecnici che sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la questione. Intanto c'era sempre Antonio da Senigallia, Renzo, che ci diceva una domanda brevissima: cosa farà Guarascio dopo che a Cremona incasseremo l'ennesima sconfitta con almeno 3 reti di scarto? Noi speriamo che non sia così. Certezze, ce la giochiamo. Se mi fa la cortesia di mandarmi 6 numeri per il Super Enalotto. Così ce la giochiamo. Anche 5+1, sì, va bene, ha ragione Gagliani. Però sicuramente, allora, se ha deciso di confermare, se hanno deciso in toto, avranno valutato, hanno valutato qualcosa, poi in più c'è questo calciomercato in mezzo, quindi Renzo, c'è qualcosa che si deve valutare insieme anche all'allenatore, cosa può servire. Sì, noi parlavamo di 2 terzini, un centrocampista. Posso fare una domanda? Sì. Scusa, anche a Padre Fedele, no? Mi sostituisco indegnamente. No, degnamente. Sono scusato. Alla luce di quello che è successo, ma secondo te, Renzo, secondo te, Padre Fedele, c'è bisogno soltanto, e ne sono convinto così, se le cose non... Io ho detto già che Caserta probabilmente a Reggio non arrivava a riprendere la preparazione, no? Perché c'è un metodo di lavoro, che qua c'era un metodo, dato che sono amici, potrebbero essere... Un presidente, sì, se informarsi... Almeno gliene fai domande. Se tanto non puoi... Se la domanda è chissà, no? Secondo te... A parte Caserta, che per me doveva essere e non arrivare all'ultimo secondo, no? Dice, ma nell'ambito del Cosenza è solo Caserta che potrebbe essere messo in discussione alla luce di quello che sta succedendo, oppure deve essere messo in discussione, a parte un presidente, per me sempre, no? Deve essere messo in discussione anche altre persone che sono insieme, che dovrebbero confortare, aiutare Caserta, non soltanto nell'allestimento, e non dire che magari è stato quello che ha scelto determinati giocatori, e nello stesso tempo anche chi deve nello spogliatoio dargli una man forte, quando un allenatore come Caserta da giocare sempre a 4, poi con la migliore squadra passa a 5 perché l'abbiamo bombardato, e quello mi sta a segnalare che ha perso un braccino, no? E va confortato. Allora, cosa ne pensi? Cosa ne pensate? Io penso che, così come quando si va in campo a giocare si vince in 11 e si perde in 11, quando le cose vanno male la colpa non è dell'allenatore soltanto o dei giocatori soltanto, ma è di tutti coloro i quali vivono nell'ambito del Cosenza Calcio. Quindi
per responsabilità diverse, ma sicuramente colpevoli se le cose vanno male, così certo. Come l'allenatore, i giocatori e tutto il resto, il preparatore atletico, ma anche il direttore sportivo, anche il presidente, anche il team manager, tutto. Si vince insieme, si perde insieme. Certo. Se le cose vanno bene è merito di tutti, se le cose vanno male è colpa di tutti. Questo è il mio motto, io la penso così, quindi non è solo Caserta, ma è tutto. Perfetto, tu alla luce delle tue benedizioni, a cui siamo, noi cerchiamo sempre grazia, che dici? Io alla luce delle mie benedizioni volessi vincere sempre, sempre. Poi andiamo a Cremona, per esempio. Come la dobbiamo vincere, partire da Cosenza. Con questa convinzione, cioè. Dobbiamo andare a Cremona fiducia, per vincere. Fiducia. È inutile, perché facciamoci, se noi andiamo già fasciati, non va bene, perché noi possiamo vincere lì. E allora dobbiamo partire. Mannaggia l'America. Io vorrei andare sempre nella squadra del Cosenza. Nello spogliatoio. Dire, facciamogli un appello. Fate entrare Padre Fedele nello spogliatoio, magari potrebbe dargli quell'iniezione di fiducia che serve. Ma non in c'è bisogno momento. Anche perché ci sono spiritualmente, sono presente io. La puntura gliela faccio come lo so fare io, no? Voi andate tranquilli e sereni per vincere. Io non vado a giocare una partita per perdere. Io mi ricordo quando giocavo a carte con mio padre. Io volevo vincere e mettevamo $5 a mondo, come suol dire, no? Quando hai visto che papà mi sfilava la carta, no? Caspita. E cominciato a sfilare pure la carta. Sì, però dopo che hai visto che papà mi sfilava la carta. Tu dici, come ha fatto lui? Hai detto lui? Papà, mi ha sfilato la carta. E no, tuo figlio non me la deve sfilare. Ma se mi ha sfilato, tu la sfilo pure io, no? Scusa. E vince la partita, no? Noi dobbiamo andare dappertutto con l'intenzione di andare a vincere. Non posso andare a scendere in campo tanto per scendere sapendo che devo perdere. Io scendo in campo per vincere per la partita. Per vincere la partita. Pure che io con la Juventus o con la Nazionale. Anche perché ci sono state partite, vado sia da Antonio che da Silvio, comincio con Antonio, ci sono state anche delle partite in cui il Cosenza, anche in trasferta, vedi Palermo, ha dimostrato comunque di riuscire a fare gioco, quindi a superare anche le difficoltà di un avversario di tutto rispetto. Sì, è vero Anna, il Cosenza ha dimostrato, ne abbiamo parlato anche quando sono venuto con piacere lì in studio, in quel momento il Cosenza dimostrava veramente un intento propositivo in campo, una grande determinazione, oltre che una fluidità di gioco maggiore, magari anche una sorta di più convinzione in avanti, più concretezza in avanti, cosa che si è un po' dissolta nel corso del tempo, e c'entrano tanti fattori, come c'è anche Mister Gagliardi, come diceva Renzo Andropoli, è tutta una questione di fattori, non c'è un unico colpevole in questi casi. Chiaramente il mercato può venire in aiuto al Cosenza, come venire in aiuto alle tante squadre, anche se il mercato di riparazione è oggettivamente complicato, perché si vanno ad inserire delle pedine che possono venire in aiuto, così come nel caso del Catanzaro, che è una squadra già collaudata, con dei meccanismi di gioco collaudati, è difficile inserire, no, degli elementi, e non si deve fare tanto per fare numero, ma perché devono essere funzionali al gioco della squadra, al gioco del mister. Il Cosenza deve ritrovare la convinzione che l'animava nelle prime partite, che si è vista a Palermo con quel bel gol nel finale. Vorremmo rivedere tutti queste scene, perché chiaramente avevamo detto già alla vigilia del campionato che Cosenza è una squadra costruita per una salvezza tranquilla, per fare, come si è detto lì in società, un passettino in più in avanti rispetto all'anno scorso. E quindi Cosenza, vedendo i giocatori, sperando che arrivi Campurese, che comunque è un elemento valido, anche se ha trovato poco spazio con la Peralta Salò, Cosenza ha tutte le carte in regola per farcela, deve ritrovare quella convinzione che l'animava nelle prime partite, quell'entusiasmo genuino. Antonio, ti faccio un'ultima domanda che te l'ha chiesta prima lo stesso Silvio. Come vedi tu invece questo Miranda di cui si parlava prima nel Catanzaro? Ma è un giocatore, Anna, molto valido, come diceva Silvio, che saluto. Chiaramente ha trovato poco spazio, Vivarini tende a dosare gradualmente
vantaggio soprattutto dei giovani, degli under, molti dei quali si sono rivelati determinanti. Miranda ha trovato meno spazio, ha iniziato con quella partita a Bari, un inizio shock, con quella doppia punizione nel giro di pochi minuti, però a Venezia si è fatto ben valere in una partita molto complicata. È un giocatore molto valido, risulta che il Catanzaro cerchi, come diceva Silvio, più esperienza in difesa, ed è per questo che stanno andando su un centrale che riesca ad agire eventualmente per il centro di sinistra, ma il Catanzaro lì c'ha Beroli, che si è preso la titolarità, adesso ha fatto il posto a Krajic, e c'ha Miranda che si spera trovi più continuità nel girone di ritorno, perché è un ragazzo giovanissimo, è un 2003 e può veramente trovare molto spazio, perché Sassuolo l'ha mandato a Catanzaro consapevole che si sarebbe fatto le ossa lì da Vivarini. Grazie ad Antonio Battaglia di calciocatanzaro.it. Antonio, ci ritroviamo lunedì prossimo. Vado da Renzo, da Silvio, scusami Renzo, perché volevo chiederti, insomma, sono tanti i telespettatori che ci scrivono, dice ancora siamo all'8 di gennaio, si parla di calciomercato. Ricordiamo che il calciomercato chiude il 31 di gennaio e quasi mai a Cosenza, soprattutto in questi ultimi anni, sono arrivati i calciatori proprio all'inizio del calciomercato. Ti aspetta, si valuta, lo stesso Camporese, dicevamo, stanno valutando con le visite mediche se fa caso del Cosenza o meno. E quello che scrivono anche i malati del Cosenza, no? Malati di Cosenza scrivono, si fanno sacrifici per aiutare la squadra, soprattutto al nord dove ci sono conterranei che aspettano per vedere il Cosenza all'opera, però loro poi ci ripagano con delle prestazioni scialbe. Cosa ne pensi, Renzo? Silvio, a Renzo poi chiedo un'altra cosa. Ma tu ti riferisci anche ai nomi circolati? Sì, ai nomi che circolano, no? Perché c'è qualcuno allora che fa dei nomi, si parla di dualismi, Silvio, c'è qualcuno che dice Camporese e Capadrossi, Julman Frabotta, Acampo Racun, come nomi sono sempre nomi intanto, di livello. Intanto scusa, fammi ricordare che in questo caso il Cosenza tutto è stato sfortunato, perché comunque il giocatore forse che si è che si è messo in mostra di più quest'anno, che proprio Martino ha avuto questo brutto infortunio, speriamo che possa recuperare al più presto, sì. e quindi sicuramente lì perde tanta roba, insomma. E per quanto riguarda, io mi sono segnato qualcosa, Camporese lo dico da sempre, se sta bene Camporese è un valore aggiunto, e dietro a Campora per esempio, che è stato già al Benevento e ha fatto una 15-18 presenze di pare col Bari, è un centrocampista centrale molto interessante. Si era parlato anche di Nasti, si era parlato anche di un ritorno di Nasti, magari. Poi scusa, per finire sì, Arrigoni per esempio del Como, che abbiamo visto pure anche se brevemente, poi c'è quello del Perugia, Juan pure ho letto sui siti, e poi questo terzino del Venezia di fascia sinistra, che è come dire Ullman, che è praticamente vero che a Venezia ha giocato due presenze l'anno, però è esordito anche in Serie A col Venezia, ha fatto 5 presenze, tra l'altro giocando a Milano con l'Inter, è stato ceduto in prestito al Magdeburgo in Austria, in Germania, mi ricordo, e poi ha giocato in nazionale anche under 19, under 21, insomma penso che sia un giocatore interessante. Certamente, così come dicevo per Miranda e del Catanzaro, mi pare, correggetemi se sbaglio, che il Cosenza abbia anche un giovane che comunque aveva giocato e aveva pure fatto bene, parlo di Lavardera, no? Che mi pare che quest'anno, ora non so i motivi, non è mai stato impiegato. Quindi io penso che se riuscirà a trovare questi due o tre giocatori importanti da guidare, diciamo così, l'organico, sono convinto che alla fine non ci saranno problemi per la salvezza. Poi se si vuole qualcos'altro, e allora bisogna fare altro tipo di acquisti. Io volevo chiedere a Renzo e a Mister, che si parla di Camporese, chiedevano un giudizio tecnico, non può giocare a 4 secondo questo nostro telespettatore, perché è molto lento, in una difesa già molto lenta sarebbe un acquisto sbagliato. Sì. Io secondo me il Cosenza non giocherà mai più a 4. Secondo me il Cosenza giocherà adesso con i tre difensori centrali dietro, 3-5-2, però con i 5 di centrocampo, che siano però i due laterali esterni, i giocatori in grado di creare, quindi di saltare l'uomo, di entrare dentro al campo come sa fare Marras, e quindi Camporese potrebbe essere un giocatore, se sta bene, un giocatore importante per il Cosenza. Anche perché non dimentichiamo che con la maglia rossoblu mi pare abbia fatto
qualche gol importante nell'anno in cui c'è stato, quindi insomma forte di testa, è un giocatore che può starci. Però la cosa che vorrei sottolineare, giusto per dirla così, i nomi che stanno circolando, che ha citato anche Silvio, mi pare che siano tutti giocatori di categoria, anche, anche qualcuno di categoria superiore, come il terzino sinistro del Venezia. Quindi stanno cercando giocatori di categoria che possono giocare nel Cosenza per tentare di dare, come dire, quell'equilibrio che improvvisamente è venuto meno. Io ho sempre una cosa in testa: secondo me, se non ci fosse stato l'infortunio di Zuccon a Palermo, il Cosenza oggi non sarebbe in questa situazione. Io ho questa convinzione. Poi da quell'infortunio, poi c'è stato l'altro infortunio, poi l'altro infortunio, insomma un po' di sfiga l'abbiamo avuto, anche considerando i tanti pali che il Cosenza ha preso e che potevano dare qualche punto, e qualche punto in più già la classifica sarebbe migliore. Io con questo non voglio dire che non ci siano responsabilità o errori, ce ne sono stati e probabilmente ce ne saranno ancora, purtroppo, perché fa parte del gioco del calcio. Però dico, quest'anno un pizzico di sfiga il Cosenza gliela possiamo anche testimoniare, va? Mister, vengo da te, poi vado da Padre Fedele, perché penso che siamo in chiusura, perché in tanti mi scrivono che sembra, non so da che fonti ricevono queste notizie, che Camporese non avrebbe superato le visite mediche, però queste sono notizie che ci arrivano dai nostri telespettatori, poi dobbiamo valutare le fonti, capire se è vero o non. Vabbè, è vero, comunque sia, non abbiamo dato stampa, no? Sicuramente per, cioè, no, il comunicato stampa pare che non debba arrivare, perché insomma solo se nel caso in cui tu prendi il calciatore o meno, così mi allora faccio pare che dica. Ho detto prima, l'ignoranza di non partecipare direttamente mi permette di stare solamente in attesa di cose buone, insomma, no? Anche di Camporese. Ma che sei d'accordo superi con quello che dice Renzo, che forse è un po' sfortunato questo Cosenza? Ma come no, ma non abbiamo visto le partite, ma anche tutte le partite che ha svolto il Cosenza, per tanti minuti, no? Ha dimostrato di potersela giocare con tutte le squadre, e anzi è stato sfortunato nel fare tanti pali. Forse l'era Guarascio, nel senso, a proposito di fortuna, faccio un segno così, ma non l'ho di detto, fortuna, un che po' di chiudere. Fortuna, sta un po', ecco perché sono sta un po' per finire, sta venendo fuori invece l'era che si rifà al lavoro, non si rifà la fortuna, e io lì batto sempre, no? Lavoro, e lavoro, probabilmente lavoro. Questo deve far stare con le orecchie tese, deve far stare in campà, ed ecco che io dico, tutti i lavoratori che in questo momento si stanno prodigando devono essere attenti, anche i medici che devono eventualmente fare queste visite a questi giocatori che arrivano, devono essere delle visite particolari, veloci, delle, delle visite che diano certezza. Un'altra cosa voglio aggiungere solamente, e mi riferisco a tutto, dobbiamo stare in campana. Io mi fido di quello che è l'operato in questo momento di chi di dovere, mi fido del Presidente che forse vuole mettere ancora, vuole rischiare un po' più dal punto di vista economico, e così fa contento anche Padre Fedele. Mi riferisco pure che in questo momento il Cosenza deve anche sapere se ha uno spogliatoio buono, o perché avete visto il Catanzaro, ha dato quel back a costo zero, mi pare che non ci sia. Vabbè, però era fuori rosa. Ma quel back perché ha partecipato alla vittoria del campionato di Serie C, ma non è che sì. L'anno scorso l'ha tenuto. Il Catanzaro sta anche diminuendo il numero della gente che sta nello spogliatoio. Un Cosenza mi pare che ancora no. Io dico, se c'è qualche cosa che deve essere mandato via per far contento anche un allenatore che in questo momento ha bisogno di solidità nell'ambito dello spogliatoio stesso, che si mandi via, però per mandar via uno deve essere certo che non ti serve, certo. Così come per prenderlo deve avere certezze assolute che siano di in buona salute, cura Madonna del Carmelo sempre in preghiera, e soprattutto perché a me non interessa che si arrivi all'ottavo posto, io dico che sono molto preoccupato che andremo a soffrire come l'anno scorso, e questo lo dico soltanto per cercare di mettere la mano avanti e dare spinta a fare cose buone. Allora io vi volevo far vedere delle immagini di un'iniziativa benefica, purtroppo non abbiamo il tempo di farle vedere, le rimando alla prossima settimana. Ringrazio Silvio Zizza che ci ha raggiunti via Skype, grazie Silvio come ogni lunedì, grazie a Padre Fedele, che sicuramente poi nel corso della stagione, Padre Fede, ti rivoglio qui perché voglio sapere come la pensi e se questa Serie A chissà è un traguardo importante. Grazie per essere con noi, grazie a Renzo Andropoli, grazie a mister Gagliardi, appuntamento a lunedì prossimo, grazie a tutti voi.
Le più belle parole iniziano con la lettera A. Amore. Affetto. Amicizia. A Stuart. Ma tutta razza tua. E mo? Cicic.